È di Urbino il geniale pianista e compositore Rafael Gualazzi, vincitore di Sanremo Giovani 2011 con il jazz di Follia d'Amore, un inno al sentimento che entra nella profondità dell'anima, che si è aggiudicato anche il premio della critica e della sala stampa radio TV del festival. Una rivelazione che inorgoglisce la comunità marchigiana, premiato dal presidente Gianmario Spacca, che lo ha accolto con parole di elogio e ringraziamento nel donargli un bassorilievo di Trubiani. Grandissima la soddisfazione per aver avuto un altro concittadino che è riuscito a conseguire un traguardo straordinario, non attraverso scorciatoie ma attraverso l'impegno, il lavoro, la serietà, l'applicazione, un'applicazione che poi è stata riconosciuta unanimemente. E noi vogliamo, se ci sarà consentito, accompagnare questo lavoro e valorizzarlo, anche perché, così come abbiamo fatto in passato con Giovanni Allevi, se da parte della sua casa produttrice, la Sugar mi pare sia, ci sarà disponibilità, magari alcune cose potranno avere proprio la nostra comunità, la Regione Marche, come sfondo. Giovane e sorprendente talento, classe 1981, esempio di tenacia tutta marchigiana, Gualazzi è stato osannato dalla critica che ha puntato sul suo nome. Ha studiato pianoforte al Conservatorio Rossini di Pesaro, dove è stato avviato all'apprendimento degli autori classici e dove ha esteso la ricerca musicale nel campo del jazz, del blues e della fusion. Ha collaborato con artisti di fama e si è distinto per le sue qualità vocali e strumentali. Racconta di essere orgoglioso di vivere nelle Marche, terra dai paesaggi bellissimi e regione dove anche i giovani vivono bene grazie all'opportunità che offre con importanti manifestazioni culturali. Ci sono anche delle manifestazioni nella nostra regione, come ad esempio Marche Jazz Network, che aiutano tantissimo i giovani jazzisti. Io partecipai a Fano Jazz prima all'interno di una rassegna nei club nel 2004, poi proprio nella rassegna estiva nel 2005. Questa ad esempio è una di quelle manifestazioni che vanno promosse perché sono molto importanti per i giovani jazzisti e non solo, perché poi il jazz è la matrice di tutta la musica moderna in tutte le sue espressioni, quindi ecco, è una cosa sicuramente molto bella.